Ciao a tutti e Zugu, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction dedicata a Miss Marvel. Oggi siamo qua con la reaction al quinto episodio della serie, il penultimo. Per chi non avesse mai visto una mia reaction, questa qua è la mia reaction editata con tutti i miei momenti e l'episodio messo in alto in piccolino. Invece in descrizione troverete il link per la reaction senza tagli con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio. A parte ciò, oggi penultimo episodio, come vedete siamo in streaming su Twitch. Vi ricordo che ci trovate live tutti i giorni su Twitch, link in descrizione, Twitch è gratis e poi avete Amazon Prime per tanti golosi vantaggi. A parte ciò, ogni mercoledì ci guardiamo le serie che escono. Oggi penultimo episodio, la prossima settimana sarà l'ultimo episodio di Miss Marvel e poi ci rivedremo con, penso, Groot, She-Hulk, vediamo un pochettino. Comunque, corriamo, andiamo a scoprire un pochettino com'è questo quinto episodio. Oh, ah, in bianco e nero perché siamo tornati nel passato. Oddio, proprio come se fosse una pellicola. Allo scoccare della mezzanotte, mentre il mondo dorme, nel 1947, Jawaharlal Nehru ha annunciato l'inizio di una nuova India. La sovranità del Pakistan è stata demarcata per i musulmani, mentre l'India è uno stato laico a maggioranza indù. E quindi questa è la partizione di cui ci hanno parlato. Tum, 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 tum. Questa è la bisnonna di Kamala, è Aisha. Gasatissimo per questa uccisione. È un predicatore lui. Sembra il professore della casa di carta, un po' più capellone. Ma questa sarà a casa loro, no? Toccami e ti spezzo la gamba. Ah, è il tipo. Ah, quindi mi sa che loro due sono quindi la bisnonna e il bisnonno. Ho cibo e posto per dormire, se vuoi usare la mia casa. Dormire. Ah, figo, fa crescere le rose così. Mi dà dei vibes alla Red Dead Redemption. Non so perché, non c'entra niente, ma mi ricorda tipo il Messico in Red Dead Redemption. Cosa ti ha spinto alla mia porta? Stava scappando. Mi piacciono le tue rose. Ah. Oh, quello che cerchi ti sta cercando. Aisha. Oh, la frase che aveva detto, che c'è incisa sul bracciale. Quello che cerchi ti sta cercando. Ah, sono cresciute tutte le rose, quindi è passato del tempo. Oh, eccola qui. Che carina. Ma quanti anni saranno passati? Perché esatto, da c'ho un letto per dormire, non mi sembra che quello sia un letto per bambina. C'ha due braccia, due gambe e fa wè wè. Oddio, ma lei come attrice sembra troppo la bambina di Matrix. Grazie. Cazzato? Beh, non mi sembra che ci abbia tutti i torti se è così la situazione, cioè. L'hanno trovata? Chi è? È l'amica? Sì, è l'amica. Credevo che fossi morta. No. Abbiamo cercato ovunque. Quindi ha mentito, perché aveva detto che non l'aveva più vista. Possiamo procedere con il piano. E non vuole procedere. Ma ho nascosto il bracciale in un posto sicuro. Ci vorrà un po' per recuperarlo. Mm-hmm. Sta nella culla. Hai tempo fino a domani al tramonto. Comunque questa qua non ha un piano. Ma che significa? Cioè, se lei dovesse davvero recuperare il bracciale e ci mette 10 giorni ad andare sul cucuzzolo dalla montagna a prenderlo, che senso ha che te mi dici torno al tramonto domani? E torna, io non ce l'ho il bracciale, che famo? Cioè, è senza senso come personaggio, la odio. Voglio che tieni questo con te. Ok. Che ti proteggerà ovunque andrai. Strano che gli stia al polso e non, diciamo, non scivoli via con la manina. Ammazza, hanno incendiato tutto proprio. Aisha, ti prego, non tengo il passo. Ah, è vero. Treno, Hassan, muoviti. Da che cosa scappiamo realmente? Esatto. Chi è la donna con cui parlavi ieri? Questa è la grande domanda. Devo farti vedere una cosa. Cosa? Sapevi che scappavo da qualcosa. Ma tu non hai mai chiesto. Perché non mi interessava. Ancora adesso scelgo voi. E qualunque cosa succede. E che lei li vuole proteggere. Assicurati che Sana prenda quel treno stasera. E quindi ecco, ci ritroviamo alla scena in cui Kamala sale sul treno e farà la polvere di stelle.
Sono arrivati? Portala con te. Cosa? Sala. Oh no, inizia a piangere e si perde. Hai voltato le spalle alla fine. No, madame. La tua gente. Dov'è il bracciale Aisha? Lo troverò, fosse l'ultima cosa che faccio. Ah, l'ha accoltellata. E quindi lei muore qua così. Che zoccola. Rispetto per la mamma di Amran, eh. Ah, ecco, lei si è perso la figlia. E ora vede Kamala. Madonna. Che casino questa scena. Ma quindi lei in qualche modo riesce a controllare il bracciale da lontano ed è lei che crea... Ok, capiamo. Sei tu. Aisha. Ah. Cosa ti è successo? Porta Sana sul treno e protegge quel bracciale. Serve. Quindi lei è letteralmente andata nel passato. No, ci sei tu qui. Ok, va bene, era come avevamo ipotizzato il fatto che lei è sempre stato un loop. È Kamala che ora crea sentiero di stelle per la... Eccola! E dove sta la cazzo di striscia di stelle, là, il sentiero di stelle? Non faccio le stelle, nonni, ma so fare i cerchi. Ah. Ok. Vabbè, però se questa cosa è avvenuta realmente, nessuno... Ah, eccole le stelle. Ok. È in giro, ho fatto... Eh sì, Kamala. Non che mi convinca appieno tutta questa cosa, però... E ora il bracciale la riporta indietro. Oh, non ho capito, diciamo, il funzionamento. Cioè, nel senso, la bisnonna attivò questa cosa nel bracciale che dopo 20 anni, dopo 70 anni avrebbe dovuto... Il velo è aperto. Oh, cazzo, rispondi, quindi? Magnum una volta si è perso. Gli ho messo subito un microchip. Magnum è un cane. Kamala, una persona. Credimi, se fosse legale lo farei anch'io. Se avete un contratto telefonico familiare, puoi entrare nel tuo account e usare l'opzione trova il mio telefono per trovarla. È un'app di spionaggio per genitori. Mo, che cazzo è sta cosa? Ma vabbè, la peggior spiegazione del mondo, secondo me. Possiamo andare a casa. Ecco la casa tua, va? Deve chiudere. Fa uscire tutti. E come fa? Ditemi che lei muore adesso. Dai, Kamran. No, no, ormai Kamran è bello che è mollato. Vai là dentro e muori, su. L'ho abbandonato. Colpa tua. Allora torna a prenderlo, avanti. Godo. Kamran. Penso che abbia dato dei poteri al figlio. Infatti. Oh. Oh mio Dio. A localizzazione con l'operatore telefonico. Mo chiamo la Vodafone e gli chiedo dove sto. Quindi tu sei quella Light Girl? Sì. Sì, questa è per te. Quindi il cattivo finale sarà Kamran. La fotografia. Da dove l'ha presa? Luci. Come è stato possibile? Insomma, arrivo subito, velocissima, solo un attimo. Ok, ok. Dove è andata? Fatecelo vedere. No, questa è una cazzata per non farci vedere i poteri, dai. Di solito i saluti in pace. Che tilt. Lo sai che se hai bisogno devi solo chiamarmi. Certo. Certo, il tuo governo potrebbe avere qualche mandato d'arresto per me, ma... Ah, beh. Dica male. È tua. Ah. La userà nel costume finale, poi, se la mette sul fianco, no? E mo che trova? Quello è il fulmino. È scappata di casa a 17 anni per seguire quel cantante famoso. Bruce Springfield. Springfield? Mamma, per favore, non mettimi questo. Era Bon Jovi. Ah! Lei poteva fare le avventure, invece Kamala non poteva andare manco all'Avengers con...
veramente per proteggerla, però insomma è un po' la classica cosa che fanno vedere spesso di dei genitori che erano ribelli come gli stessi figli, ma diventano come i genitori stessi che magari ai tempi non gli piacevano. E ora trova Cameron qui? Brian. Ciao, mi presento. Sono Cameron. Perché non ci arrivava, c'ha il braccio rotto. Convinto che ti chiamassi Brian. Che coglione! No, devo stare qui così mia madre può trovarmi. Fatto sta che lui è ricercato dal damage control, cioè. Non so se hai fame, ma mia nonna è fuori città e ha lasciato una lasagna. Oh, cazzo. Anche tu hai potere. Ti dirò, 33 minuti di episodio, di cui 2 sono di riassunto, quindi 31 minuti di episodio. Che non lo so. Per me era tanto carina la serie per i primi 3 episodi. Dal quarto, l'unica cosa che mi può convincere che va tutto bene è che il quarto e il quinto si uniscano insieme. Cioè, se io immagino il quarto e questo e il precedente uniti insieme, posso dargli un senso, perché il precedente non faceva niente per la trama. Rimanevamo al punto di prima col treno. Qui ci hanno fatto vedere 20 minuti sulla partizione e tutto, che per carità assolutamente l'idea è quella di far vedere la cultura pakistana, la storia eccetera eccetera. Ci hanno fatto veramente troppo. A livello di storia la cosa che importava era semplicemente Kamal arrivava lì e ci facevano vedere i nonni e quel che andavano. Cioè, la somma la potevano riunire insieme in un singolo episodio. E poi alla fine sti cazzo di cattivi, tanto cattivi, il nulla di nulla, infatti non valevano un cazzo, si sono dimostrati un cazzo di niente, sono tutti morti o alcuni sono scappati. Alla fine i cattivi sono il damage control, perché Cameron non sembra cattivo. Alla fine sembra, io pensavo mo lui diventa il cattivo, ma comunque non avrebbe scopo, a meno che i poteri che gli ha dato la mamma non si colleghino in qualche modo alla mentalità della mamma e a quel che voleva fare la mamma. Ma secondo me la mamma è morta, quindi manca un episodio, scopriremo. Spero che duri anche di più l'ultimo episodio. Spero che ci sia una scena post credit, magari con Captain Marvel, per collegarsi appunto a The Marvels. Ho un po' paura, ma vedremo quel che succederà. Grazie per aver visto questa reaction su YouTube, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!